l'intercessione di Maria, Madre di Misericordia, che Papa Francesco ha invocato nella preghiera scritta per l'anno santo, perché sia anno di grazia e perché la Chiesa sia sempre il volto visibile di Gesù. La Vergine, la preghiera e la misericordia sono stati gli spunti che hanno guidato alcune settimane fa la catechesi del Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, nella chiesa di Santo Spirito in Sassi, a pochi passi dal Vaticano. Un itinerario iconografico e spirituale per scoprire la maternità di Maria nello sguardo misericordioso e pieno di perdono che Gesù non smette mai di avere nei confronti dell'uomo. Nell'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento, con due lingue completamente diverse come sono l'ebraico e il greco, l'organo simbolico che rappresenta la misericordia non è, come per l'italiano, il cuore misericordia, bensì è il grembo materno. Si usano due termini, che rachamim da una parte, splagnizo mai dall'altra, che indicano proprio il grembo della madre, la quale ha un amore viscerale, un amore totale ed assoluto nei confronti della sua creatura, e quindi la figura di Maria idealmente si incrocia e si intreccia con quella della misericordia. Pregare la misericordia, la madre della misericordia, è il titolo della catechesi del porporato, ma come farlo nel modo giusto? Sicuramente il modo che Gesù stesso ha ricordato è quello, da un lato, certamente della contemplazione, contemplare il volto di Dio misericordioso nel silenzio, quando egli si ritira sul monte tutto solo a pregare. Non moltiplicate le parole, dice, come fanno invece i pagani che credono di essere ascoltati a forza del numero delle loro parole. Dall'altra parte però c'è anche sempre quell'invito a ricordare che la misericordia, la vera preghiera della misericordia, è quando stendi la tua mano e sollevi chi è ai margini della strada, cioè la preghiera che diventa anche azione, le labbra che si trasformano in mani oranti. Alla sera della vita, scriveva San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore. È per questo, ha ricordato il cardinale Ravasi, che ogni atto di misericordia diventa un atto etico, un atto di fede implicito, anche in chi non è cristiano, perché è innegabile che nel mondo ci sia un respiro di misericordia, un respiro colto dalle grandi religioni monoteiste. È curioso il fatto che, per esempio, tutte le sure o capitoli del Corano, sono 114, tranne una sola perché è probabilmente frutto di una unificazione, ebbene tutte le sure del Corano, i capitoli, cominciano proprio nel nome del Dio misericorde e misericordioso, ripetuto quindi, per cui l'Islam tradisce la sua vocazione tutte le volte che, attraverso i fondamentalismi che abusano della religione, smentiscono il primo nome, il nome più bello di Dio. E dall'altra parte abbiamo, per esempio, anche nel mondo indiano, abbiamo la Maitri, che è la compassione, la tenerezza misericordiosa come la grande norma di vita. E se vogliamo anche possiamo concludere con le parole in spirito ecumenico di Lutero, il quale diceva: come il cielo sta sempre fisso sopra di noi, così noi abbiamo sempre un tetto sopra di noi, ed è lo sguardo misericordioso di Dio nei nostri confronti.